Bella a tutti ragazzi, sono Mirko e bentornati su Gameplay Channel. Sì, lo so, mo ti ricarico, non mi rompere. E su No Man's Sky. Allora amici, riprendiamo la nostra serie su No Man's Sky. Come sapete ragazzi, sto registrando un po' di gameplay di seguito. D'altronde c'ho una voglia assurda di giocare a sto titolo, quindi abbiate pazienza. Ma sto registrando di seguito, per cui se non nomino i commenti ragazzi è solo per questo motivo qua. Allora, ricarichiamo gli sti cavolo di supporti vitali, perché sennò mi stressa l'anima tutto il tempo. Dovevamo trovare su questo pianeta l'avamposto che dovrebbe contenere... Cacchio, devo ricaricare. Che dovrebbe contenere appunto dei segni di vita. Iperguida. Mi serve la cellula di curvatura per l'iperguida. Tra l'altro non mi ricordo come si fa. Ma qua i propulsori di lancio te li ho appena caricati? Perché non ti bastano? Ma mi vuoi dire davvero? Oh cacchio. Allora mi tocca per forza andare a cercare del plutonio. Che palle. Devo andare a cercare del plutonio, se no ragazzi non posso andare da nessuna parte. Vedete come è importante anche fare attenzione a questo tipo di cose. Questo è ferro, ma io del ferro non me ne faccio niente, io voglio il plutonio. Chi è? Vabbè, questo ce lo prendiamo intanto. Ci può comunque servire. Ok, vabbè, un po' di ferro l'abbiamo preso. E se, chi è che fa sto casino? Sa che sono le... Ah no, erano astronavi, ok. Pensavo fossero le sentinelle che ci venivano a rompere le balle. Però ragazzi, io c'ho bisogno del plutonio. Mi date un po' di plutonio? Allora, ce n'è qua sotto, credo. Da come ci indica. Ma qua sotto dove? Boh. Sarà dall'altro lato del pianeta, mi sa. Quello lì forse ci dà del plutonio, credo. Forse sì. Cavolo, non è che ci sia molto su sto pianeta. È piuttosto arido, devo dire. Ci sono anche dei venti molto forti, come avevamo letto già prima. Plutonio. Oh, alleluia. Ok, un po' di plutonio ce l'abbiamo. No, no, il ballcaster. Mi devi dare questo. Vai. Prendiamo ancora un bel po' di plutonio perché ne abbiamo veramente bisogno. Chi è? Allora, sento un gran casino ogni tanto. Vai, prendiamo anche questo plutonio qua. Vai. Perfetto. Ok, dai, allora un po' di plutonio ce l'abbiamo. Io in teoria dovrei riuscire a ricaricarlo, no? Raccogli plutonio, ma ce l'ho il plutonio. Dov'è? Dov'è che me l'ha messo il plutonio, scusate? Ah no, è nel mio inventario. Dove ce l'ho? Qua, ce l'ho qua il plutonio. Tu mettilo sulla navetta. Vediamo se così me lo fai ricaricare. Propulsori. Ah sì, ok, adesso sì. Va bene. Perfetto, adesso sono al 100%, quindi assolutamente possiamo tornare alla navetta. Dove cacchio è la navetta? Caccia miseria, dovrebbe essere di là. Ah, eccola là, ok. Non la vedevo più. La tua astronave. Vai, vai, andiamo verso l'astronave. Siccome pianeta questo qua, ragazzi, è piuttosto desolato rispetto a quello dove eravamo nel precedente gameplay. Era molto più rigoglioso anche di creature, di fauna. Insomma, era decisamente, decisamente meglio. Questo invece è molto più spoglio e desertico come... come pianeta. Però i panorami sono sempre veramente molto molto belli. Distese e... quelle qua insomma. Va bene. Allora, tra l'altro abbiamo fatto un bel po' di nuove scoperte. Quindi scusate un attimo, io già che ci sono andrei a caricare questa. Ok, carichiamo queste. Perfetto. Così abbiamo guadagnato altri soldi, che ovviamente ragazzi ci servono. Vai, adesso finalmente possiamo decollare. Cioè, guardate la distanza che avrei dovuto fare a piedi con su questo pianeta. Cioè, questo per darvi l'idea di quanto può essere grosso un singolo pianeta su No Man's Sky.
Cioè, senza l'astronave, ragazzi, ci avrei messo almeno 20 minuti solo per arrivare qua. Ah, sono anche atterrato vicinissimo a culo, perché è stato veramente a culo. Allora, scusate che intanto mi prendo un po' di plutonio, perché come abbiamo visto, ragazzi, il plutonio serve sempre. Ok, allora vediamo nell'avamposto a questo punto che cosa c'è. Vai, prendi un po' di plutonio. Perfetto. Perché sono assolutamente curioso di capire che cosa c'è. Non c'ho il pass che palle dell'Atlante. Porta fortuna Jack? Non so che cosa sia. Non ne ho la più pallida idea. Ah, qua ci sono delle provviste. Vai. Ok, del plutonio, che anche questo. Che vuoi? Salve. Dica? Dica? Non sto facendo niente, eh? Ok. Non rompo le balle. Però qua c'è dell'altra roba. C'è sto laser che punta al cielo che non so cosa sia. Ah, il chip bypass. Ma io il chip bypass me lo potevo fare, vero? Sì. Mi ricordo che ce lo potevamo fare. Allora. Chip bypass, esatto. Vai, ce lo facciamo. Così adesso in teoria dovremmo poter accedere. Oh, scusa. Esatto. A questo robo qua che non so cosa sia. Scanner di segnale. I radiofari planetari rispondono. Identificativo. Rilevamento. Indicatore antichità aliena attivo. Ah, questo ci dà praticamente le cose. Proviamo il monolito. Porta il monolito. Mi fa vedere dov'è il monolito. Ok. Va bene. Ok, figata sta cosa anche, ragazzi. Raffreddatore in fase sigma. I tempi di raffreddamento e i raggi fase notevolmente ridotti. Va bene. Ok, qua posso entrare? No. Lo posso spaccare? No, direi di no. Ok. Ah, vediamo cosa c'è qua dentro. La mazza. Ah, si entrava di qua, chiedo scusa. Pardon. Io volevo spaccare tutto. Allora, ripristina scudo. Assolutamente sì, così ci ripristiniamo anche lo scudo. Ripristiniamo anche la salute. Così siamo al massimo. Nuova scoperta per il multitool: raggio concentrato. Il raggio minerale agisce più velocemente sui materiali ricchi di risorse. Permette un'estrazione veloce da cristalli. Formazione. Questa la voglio assolutamente. Allora, però dobbiamo smantellare qualcosa perché non ho più slot nel multitool. Esatto. Il problema è cosa smantello? Intensificatore di raggio sigma. Ma io potrei anche. Questo non lo posso smantellare. No, perché quello base. Quindi devo necessariamente per adesso smantellare questo. Sì, per forza. Allora, intensificatore è questo. Ci serve però dell'eridio. Ok, ma io l'eridio ce l'avevo, vero, da qualche parte? Ah, sì, ce l'ho sull'astronave. Perfetto, quindi. No, come se non è fuori portata? Vabbè, ce lo facciamo dopo. Tanto, ragazzi, comunque ce l'abbiamo ormai. Quindi. Non è un grosso problema. Ok. Allora, andiamo a vedere nell'avamposto invece, vero e proprio, che cosa scopriamo. Intanto, attiviamo il faro, così ovviamente salviamo la partita. Che naturalmente indispensabile. Dobbiamo ricaricare il supporto vitale. Qua ci sono un sacco di sentinelle, quindi ragazzi bisogna anche farci attenzione, perché sennò questi qua ci rompono le palle in una maniera assurda. Ricarichiamolo con, facciamo col plutonio. Perfetto, così almeno siamo al 100%. Ah, qua mi serve il solito pass. Qua, cosa mi dai? Non so cosa mi ha dato. Vabbè, queste le avevamo già prese. Ok. Qua c'è ancora qualcosa, sì. Perfetto, del plutonio che ci può sempre servire. Anche qua c'è qualcos'altro. Ah, questa è una piattaforma d'atterraggio praticamente. Sì, volendo io avrei potuto atterrare qua. Ah, richiama astronave. Ok, però dovrei farmi un altro chip bypass. Io me lo posso fare? Sì, in realtà sì.
Quindi ce lo facciamo, vediamo cosa fa. Non so se mi porti qua l'astronave. Ah sì, credo di sì. Ah, ok. Ah, perfetto, ci porta qua l'astronave. Benissimo. Mamma mia, che bella che è la nostra astronave, però è una figata. Che spettacolo, va bene. Beh, bella anche sta cosa. Pass dell'Atlante. Cacchio, sto pass dell'Atlante io non ce l'ho, ragazzi. Non ce l'ho, quindi chi se frega. E andiamo dentro. E qua c'è un altro alieno. Vediamo che cosa ha da dirci. Allora, io, scusi, non per mancarle di rispetto, ma io mi farei un giretto prima. Analizza tecnologia per multitool. Ok, allora, vediamo cosa ha da offrirci intanto questa tecnologia qua. Questa tecnologia, cos'è che è? Acceleratore di ricarica Sigma. I tempi di ricarica del broadcaster sono ridotti. Questo, ragazzi, ce lo potremmo fare. Il problema è che non ho slot. Perché questo slot qua me lo voglio tenere per l'estrattore di risorse, che sinceramente ho idea che ci serva per il momento molto di più. Allora, lei signore mi dica che cosa ha da offrirci? Salute al massimo, ha un cubo. Che cavolo è sto coso? Cioè ci ridà solo salute? Basta? Non ci dà più niente, scusi. No? Sicuro? Ah, ok, adesso sì. Ah, dovevo avvicinarmi di qua, ok. Va bene, reputazione Jack attuale. La nostra reputazione nei suoi confronti ci vede come dei clienti, quindi normale, diciamo. Una creatura mi sta aspettando, è bassa, è un piccolo becco, certamente non è minacciosa, mi guarda curiosa, parla per un attimo in una lingua che non conosco e infine mi allunga una stele. Con stupore mi rendo conto che capisco quello che c'è scritto sopra, quando alzo lo sguardo per incontrare quello della creatura, quella si è già voltata, disinteressata. Immagino che sia solo un corriere, non l'autore del messaggio. La stele contiene anche il progetto di una tecnologia, una iperguida. Prendiamo assolutamente il progetto. Se tu sapessi come tracciare la rotta che preferisco tra le stelle, il suo valore è inestimabile. La tozza creatura occupata a un terminale evita il mio sguardo e attende che me ne vada. Ok, ma io l'iperguida però ce l'avevo già, o mi sbaglio? Perché noi abbiamo già viaggiato tra i sistemi, giusto? Scusate. Perché in teoria io l'iperguida dovrei averlo già. Vediamo. Iperguida, sì, infatti io ce l'ho già. L'iperguida in realtà ce l'ho già proprio perché appunto sono partito con un'astronave, diciamo bonus, se vogliamo. Per cui l'iperguida, ragazzi, già ce l'avevo. Allora, di altre cose direi che non c'è più nulla al momento, no? Cavolo è. Un'astronave. Ok, obiettivo viaggio raggiunto. Perfetto. Benissimo, benissimo. Noto, alieni incontrati 2. Ok, quindi abbiamo anche sbloccato, diciamo così, un nuovo obiettivo. Allora, rifornisci e torna alla tua astronave e raggiungi la stazione spaziale. Ok, allora direi che possiamo comunque andare a seguire. No, però aspettate un secondo, scusate, prima di seguire la missione, volevo capire sul broadcaster, cioè sul multitool, che cosa mi mancava. Allora, intensificatore no, raggio concentrato no, ah no, in realtà posso fare tutto adesso, ok. Volcaso, unità completa, agisce più velocemente. Ah, questo, ok, quindi abbiamo tutto adesso, abbiamo ferro, iridio, plutonio, va bene, allora questo assolutamente ce lo installiamo. Perfetto. Come si è messi come risorse? Vediamo, perché io magari potrei anche prendermi qualcosa, sinceramente. Miglioramento della resistenza, pugnale. Ah, un pugnale? Valore totale 20.000? Ammazza! Vabbè, questa la potrei anche vendere, francamente sì. La potrei anche vendere. Questo portafortuna Jack. Bene di scambio. Ok, questi qua quindi sono beni di scambio. Perfetto, perfetto. Quindi questi adesso quasi quasi io tornerei nella stazione orbitale e li andrei a vendere a sto punto. Eh sì. Perché per rifornire adesso l'iperguida devo raggiungere la stazione orbitale. Quindi
Quindi di questo sistema, se non mi ricordo male, abbiamo già esplorato. Siamo atterrati, diciamo così, che meglio, su due pianeti che poi sicuramente dovrò esplorare assolutamente meglio, perché come vedete sono enormi, ragazzi. Cioè, già solo sul pianeta, per raggiungere un punto di interesse, la maggior parte delle volte dovete farlo con la nave, perché se no non ce la fate. Cioè, sono distanze veramente troppo, troppo esagerate. Ok, vai. Allora, tu cos'è che vuoi? Vediamo se lui intanto ha qualcosa da offrirci. Supervisore delle estrazioni, va bene. La reputazione consumatore. Ok, il mercante mi osserva, richiedi carburante. No, non ti richiedo niente perché non mi serve nulla. Devo acquistare l'antimateria. Ok, perché l'antimateria lo dobbiamo comprare. Va bene. Allora, acquistiamo. Dov'è che era? Era di qua. Antimateria. Ne acquistiamo uno. Vai. Ok, così l'antimateria adesso l'abbiamo acquistato. In teoria posso ricaricare la nostra iperguida. Anzi, no, devo farmi prima, credo, la cellula di curvatura. Vediamo. Antimateria ce l'ho, ma ci manca il tamium, che ne devo avere 100. Ok, quindi niente, mi serve necessariamente il tamium. Nella tuta io non ce l'ho, vero? No. No, nella tuta non ce l'abbiamo. Allora, questo lo mettiamo nell'astronave. Fonte di energia difensiva. Ok, questo lo mettiamo nell'astronave. Direi che mi ci metto anche il ferro. Ok, e boh, mettiamo anche lo zinco e l'antimateria. Ah, ho l'inventario pieno di là. Va bene, abbiamo l'inventario pieno. Ok, comunque direi che qua abbiamo fatto tutto. Non mi fai uscire di qua. Che palle sto pass dell'Atlante. Non ce l'ho il pass. Mortacci tuoi del pass. Vabbè. Ok, abbiamo raggiunto un nuovo obiettivo. Obiettivo di viaggio raggiunto. Nuovi affari. Abbiamo anche sbloccato questo obiettivo di nuovi affari. Ma che bella questa strada qua, carina. Piace di più la mia, eh. Sì, lo so, e devo costruire, cioè devo raccogliere del tamium, ma purtroppo non ce l'ho. Questa è un'astronave di ricerca, ragazzi, dedicata alla ricerca e appunto all'esplorazione, quindi alla scansione di creature, pianeti e quant'altro. Vediamo quanto vuole. Beh, questa neanche tanto, propulsori di lancio, scudo, iperguida, raffreddamento. Ai cannoni, vabbè, a 18 slot non è male. E vorrebbe 394.000 unità. Però vabbè, io non le ho assolutamente, ragazzi. Quindi, battacco. Ma la mia è molto meglio. Guardate, dai, sembra l'X-Wing. Sembra l'X-Wing. Vai, andiamo, va. Damo, sì. Allora, andiamo a vedere. Magari su un altro pianeta a sto punto. Magari qualche pianeta che non ho ancora scoperto. Questo lo abbiamo già scoperto. Ok, quello non scoperto. E quindi io direi a sto punto di andare qua. Al momento non vedo nulla su sto pianeta, eh. Cioè nessun punto di interesse. Però io direi provare ad atterrare qua, perché vedo qualcosa qua in basso. Ok, proviamo ad atterrare qua, ragazzi, perché c'era qualcosa sotto di me. Così vediamo anche che cos'è. E direi che a questo punto io mi potrei fermare su questo pianeta, comunque iniziare a raccogliere un po' di risorse. Perché comunque risorse non ne abbiamo tante. Vai. Va bene. Ah, qua ci sono delle provviste, perfetto. Intanto questo ovviamente ce le prendiamo. Gra. Non so cosa sia. Qua serve ovviamente sempre quel cavolo di pass che io non ho. Credo che anche questo qua sia comunque tutto ferro. Ferro. E questo sicuramente è un pianeta estremamente ricco di ferro. Qua ci dà la salute e va bene. Andiamo a vedere sto coso enorme, che cavolo è. Oro! Oh, quello che ci serviva, ragazzi! Ci serviva proprio l'oro! Mamma mia, che miniera d'oro che abbiamo beccato! Porcaccia miseria, ragazzi!
Torniamo un po' verso la nostra astronave e vediamo. Poi di vedere, magari nel prossimo gameplay io starei su questo mondo, su questo pianeta, anche se non è proprio il massimo dell'ospitalità. Più che altro perché è molto molto caldo, ragazzi. È veramente caldissimo. Però direi di esplorarlo un pochetto e andare a vedere magari che cosa ci può offrire. Siamo atterrati proprio qua in un punto perfetto di salvataggio, tra l'altro. Quindi salviamo assolutamente i progressi, così abbiamo scoperto anche questa nuova zona, questo deserto Sallic. Ok, diamo un'occhiata veloce in giro, ragazzi, e poi direi che posso concludere qua questo gameplay. Sicuramente i gameplay di Human Sky dureranno comunque parecchio. Qua vabbè, sono i fari, non ci interessano. Qua nelle risorse provviste, ok, non hai trovato nulla. Nelle altre, un po' di plutonio. Vabbè, non è che ci sputiamo sopra. Chissà se qua ci darà un altro slot, come avevamo già trovato. Potenziamento tuta. Questo è un potenziamento per la tuta. Vediamo. Uno slot in più nella tuta. Cavolo. Assolutamente. Potenza l'exotuta 10.000 unità. Sì. Direi proprio di sì. Perché così ci siamo beccati anche uno slot aggiuntivo. Ed è assolutamente fantastica la cosa. Allora, là vediamo se è un'altra creatura. Così vado avanti a scansionare. O se è sempre la stessa. No, è sempre quella. Ok. Va bene. Beh, però possiamo scansionare questa roba qua. Zievite. Va bene. Allora, intanto andiamo a caricare le nostre nuove scoperte, perché così ci andiamo a beccare un bel po' di unità. Dato che abbiamo anche bisogno di un sacco di soldi. Ah, qua abbiamo scoperto un po' di cose. Sì, in ogni pianeta vedete che ci dà un tot di obiettivi, tra virgolette, per ricevere poi un bonus, un premio di 175.000 unità. Anche questo non è male, ragazzi. Quindi dovremmo scoprire sicuramente un po' tutte le piante, tutti gli animali che ci sono su ogni pianeta. Quindi avremmo anche, tra l'altro, questo obiettivo che volendo potremmo perseguire. Va bene, ragazzi. Allora io direi che posso fermarmi qua con questo gameplay dedicato a No Man's Sky. Mi raccomando, non vi scordate i like perché sono importantissimi. Ovviamente condividete e se volete lasciate un bel commento, magari qualche consiglio. Adesso, come detto, questi primi tre, credo, gameplay li ho registrati uno di seguito all'altro perché, ragazzi, è troppo tempo che aspetto questo gioco, quindi ci starei attaccato veramente 24 ore su 24 se potessi, per cui li ho voluti giocare uno di seguito all'altro, quindi non ho ovviamente potuto leggere ancora i vostri commenti, ma in ogni caso lo farò assolutamente, per cui commentate, commentate tantissimo. Quindi direi che da No Man's Sky ci salutiamo, noi ci rivediamo al prossimo gameplay, ciao belli!